La tenaglia della crisi stringe l'agricoltura regionale, l'insostenibile crescita dei costi di produzione dovuto al balzo dei prezzi energetici sta facendo sentire la sua drammatica conseguenza ad un settore di pregio dell'economia campana. Per questo agricoltori e allevatori della Coldiretti, con trattori e animali al seguito, hanno lasciato i campi e si sono spostati in città, scendendo in piazza Mendola a Salerno per chiedere lo stop alle speculazioni sui prezzi e salvare l'agroalimentare made in Italy. Siamo stremati, l'aumento impazzito dei costi di produzione ci ha messo in ginocchio, il raddoppio del costo dell'energia, dei carburanti, dei concimi, delle sementi, dei mezzi tecnici, non ce la facciamo più. E dall'altro lato una industria, una grande distribuzione che non remunera in modo adeguato gli allevatori e gli imprenditori agricoli. Basta, diciamo basta, basta a quelle che sono le pratiche sleali, basta a quelle che è una concorrenza sleale, soprattutto anche sulle importazioni di prodotto anonimo che viene da altri paesi e che poi magari molti vogliono far passare per Made in Italy. Una difesa estrema dell'economia, del lavoro e del territorio, quella messa in campo, perché il rischio è concreto e coinvolge tantissime imprese. Se parliamo della zootecnia, noi abbiamo 26.000 stalli in Italia con 1,6 milioni di capi e posso dire con grande fermezza che un buon 50% sta rischiando molto. Sta rischiando perché gli allevamenti e le stalle spesso sono situate in zone montane o svantaggiate, dove non è possibile fare altro. Quindi se dovessero chiudere le stalle, chiudono le imprese e scendono a valle anche gli imprenditori.